Noi in partenza, in salita vediamo che siamo molto forti, abbiamo tre corridori avanti, e poi Renta tra me ha tirato molto forte, e poi visto dietro siamo solo 6-8 corridori. Lui oggi per me ha fatto un buon lavoro, grazie. E poi gli ultimi 7-8 km io vado da solo a attaccare perché non so cosa aspettare. Ma di stare in testa per 7 km in questa salita e poi hai sentito che c'era Dombrovski un po' dietro, c'era anche Ionis Aguirre, e poi nella tua testa che cosa capitava? Sì, penso che attaccare un po' troppo presto e poi cosa c'è? Niente, vado da solo perché qualcosa già detto, squadra mi molto aiutare. E vado tutto. Adesso hai vinto la tappa, la prima vittoria da 2 anni e poi la maglia. Qual è l'importanza di questa vittoria e della maglia gialla? Sì, questa è una vittoria molto importante per me. Dopo 2 anni ho vinto... 2 anni, sì. Anche sono molto contento con questa maglia gialla. Domani abbiamo una molto corta e dura etapa e penso che posso controllare con questa squadra, sono molto forti. Poi l'ultimo giorno ancora. Ti distacco e poi Steven Kreuzweig 1:05. E per la crono, sei tu il favorito? Oh, adesso vediamo domenica. Perché lo crono lungo, 28-29 km, duro, e vediamo come va. Ma tu in crono vai forte? Sì. Allora, ieri nella salita dell'Alpula tu sei stato in crisi. Che cosa ha cambiato per oggi? Perché in televisione hai detto che già dalla sveglia alla mattina hai sentito che hai la gamba giusta. Sì, perché penso che un'altra temperatura, perché ieri partiamo con in partenza c'è 30 gradi, oggi solo 20, poi io vado meglio come un po' meno caldo.